aziende che perforano il sottosuolo dello Stato del Paese Basso, comunque della Lombardia, hanno messo su internet un modulo per il risarcimento dai danni ottenuti dalla sindrome indotta. Quindi io, pubblico cittadino, che vedo una crepa che all'improvviso nasce nel mio caso, scarico il modulo, lo compilo, lo mando all'azienda, l'azienda senza troppo problemi mi risarcisce del problema. Perché questo? Perché non ha detto, noi non vendiamo assolutamente a prezzo di gas, noi riceviamo un sacco di royalties dalle compagnie che prelevano gas, per cui noi abbiamo interesse a continuare a prelevare gas dal sottosuolo, ma indennizziamo chiunque abbia un problema in qualsiasi modo, semplicemente compilando il modulo. In Italia abbiamo solo paura e non sappiamo che in realtà questi impianti, sostanzialmente come dicevo di costare il collega dell'Università della Basilicata, non creano questo tipo di problema. Grazie a un'intervista al Massimo Montemaggi, che è responsabile della geotermia Enel Green Power, l'Italia è al quinto posto mondiale e al primo posto europeo per la produzione di energia elettrica. Vi preciso che l'Islanda, che è un paese esclusivamente geotermico praticamente, è al settimo posto e il Kenya all'undicesimo. Giusto per farvi capire di cosa stiamo parlando. La sola Toscana produce 870, ha impianti installati per una potenza pari a 875 MW e produce circa 5.300 gigawatt ore all'anno di energia elettrica esclusivamente da fonte rinnovabile. E dai dati statistici che sono stati rilevati, la Toscana potrebbe produrre quasi la totalità del fabbisogno energetico italiano, se solo si provasse a progettare qualche centrale in più. Queste statistiche, se non vi convincono, le miglioriamo e parliamo di statistiche del GSE. Il report statistico del GSE dice che in Toscana sostanzialmente sono installati 722 MW su 33 impianti e vengono prodotti 5.600 GWh all'anno, quindi dati sostanzialmente in linea con quelli della rivista Tecnico che vi ho fatto vedere prima. Questi report sono scaricabili da internet.